this, Giuseppe? The fourth year we've done this? Third year? The third edition. Yeah, third edition. Okay. And it's really quite a treat to see what the students and the teachers and everybody comes up with. So, Giuseppe, take it away. A questo punto cominciamo la nostra presentazione del Dante D. Mi potete sentire? Could you hear me all? Okay. Benvenuti al Dante D 2023. Quando nel 2020 il Consiglio dei Ministri italiani, su proposta della loro Ministro della Cultura, ha deciso di istituire il Dante D, la giornata dedicata a Dante, alla Dante Alighieri Society of Washington, abbiamo pensato che uno dei modi migliori per celebrare la giornata fosse quella di coinvolgere gli studenti del nostro programma di lingua italiana, essendo Dante considerato il padre della lingua italiana. Nel 2021 abbiamo lanciato la prima edizione e dopo il successo riscontrato abbiamo deciso di riproporla l'anno successivo, nel 2022, e poi anche quest'anno, nel 2023. Siamo quindi arrivati, così come Dan chiedeva, alla terza edizione con il fatidico numero 3. Il numero 3, che richiama la Trinità, è un numero caro a Dante, il quale nella commedia vuole essere perfetto anche matematicamente. Tre sono le cantiche della commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e 33 sono i canti di cui si compongono. I versi sono terzine, cioè tre versi concatenati dalla rima. I multipli di tre si trovano poi nei nove cerchi infernali, le nove balze del Purgatorio e i nove cieli. A livello della storia, tre sono le guide e i nostri studenti ci presenteranno alcuni di loro. Tre sono gli animali che incontra e tre sono i fiumi infernali e tre le donne che corrono in aiuto dal cielo. Anche nella vita privata di Dante, il numero tre e i suoi multipli in modo coincidente appaiono. E visto che oggi è l'8 marzo e celebriamo la festa della donna, auguri a tutte le donne, ho visto già nella chat c'erano uno scambio di auguri, oggi 8 marzo, prima di dare la parola ai nostri studenti, concludo questa introduzione ricordando le tre donne nella vita di Dante. Prima fra tutte la mamma, Donna Bella degli Abati, il numero tre che si ripete in maniera coincidente. Quindi Donna Bella degli Abati, si sa pochissimo, che Dante perde a 6 anni. Questo è lo stemma della famiglia degli Abati, che vedete in alto a sinistra. A cui segue la morte del padre, Alighiero di Bellincione, a 12 anni. Quindi di nuovo il 333. Seconda donna, Gemma di Manetto dei Donati. In questo libro che vedete sopra di Giovanni Giogliozzi viene sottotitolato La moglie di Dante, Gemma Donati, che sposa Dante quando Dante sta per compiere 12 anni. Il matrimonio poi con Gemma Donati si svolge poi 7 o 8 anni dopo, secondo l'usanza dell'inanellamento. Dalla loro unione nascono una figlia femmina, Antonia, e tre maschi, Giovanni, Pietro e Jacopo, di cui solamente tre sopravvivono. E infine, terza donna nella vita del poeta, che sentirete poi i nostri studenti anche parlare di questa figura importante, Beatrice, vice dei Portinari, la donna angelicata
che Dante incontra nel 1274 all'età di 9 anni e cui riserva di scrivere di lei, come scritto nella Vita Nova, quello che mai non fu detto da alcuno. E adesso diamo inizio alle presentazioni dei 3 livelli di italiano A1, A2 e B1. Prima presentazione, livello A1, instructor, insegnante di clariverso, La Divina Commedia nelle illustrazioni di Gustavo Doré, un classico nelle nostre presentazioni di Dante D, di questa edizione e quelle precedenti. E iniziamo con Austen George. A questo punto gli studenti a turno possono presentare. Nell'inferno di Dante, il quinto cerchio dell'inferno è quello della rabbia. Il guardiano di questo cerchio è Phlegas. Nella mitologia, la storia di Phlegas è piena di rabbia e vendetta. Quindi, Dante ha fatto Phlegas il traghettatore del fiume Stige, dove le anime adirate e arrabbiate combattono per l'eternità o annegano in liquido nero tossico. Solo Phlegas può permettere alle persone di attraversare il fiume Stige per andare dentro il prossimo cerchio dell'inferno. In questa illustrazione, Phlegas guida Dante e Virgilio attraverso il fiume Stige verso la città di Dis. Nella sfera della luna, Dante incontra una bella anima. Solo quando parla, Dante la riconosce come Riccardo Donati, la sorella di Forese Donati, un amico di Dante. Riccardo è una vera figura storica. Quando era una giovane donna, lei ha lasciato la sua famiglia e divenne una suora. Tuttavia, suo fratello Corso Donati la rapita del convento. Corso la costretta a sposare Rosalina della Tosa. Questo matrimonio era di vantaggio politico per Corso. Riccardo è morta subito dopo. Dante trova Riccardo nella sfera più bassa del paradiso perché, sebbene forzata, Riccardo ha trascurato i suoi voti a Dio quando si è sposata. Dante le chiede se desidera essere in una sfera più alta. La risposta di Riccardo è un momento importante. Lei descrive la sua storia di vita e spiega come lei l'ha accettata liberamente e consapevolmente, come la luce e il buio. Quindi le accetta la pienezza del divino. Riccardo dice che le anime benedette bramano quello che hanno. Così le loro volontà sono in accordo con la volontà di Dio. Beatrice è la guida spirituale di Dante. Lei scende all'inferno e parla con Virgilio e chiede aiuto per Dante. Lei è come il ponte, il paradiso per Dante. Lei indossa una tunica bianca, verde e rosa, e questi colori rappresentano la fede, la speranza e la carità. In canto 33 dell'Inferno, Dante e la sua guida Virgilio
incontrano il conte Ugolino della Gherardesca in antenora nel cerchio nono dell'inferno. Quando lo vedono per la prima volta, Ugolino rosicchia la nuca della persona che lo ha tradito, l'arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini. Ugolino racconta la storia del suo tradimento. Ugolino è nato a Pisa nel 1214 da una famiglia nobile. La sua famiglia è a capo dei Ghibellini di Pisa. I Ghibellini e i Guelfi erano le principali fazioni politiche dell'epoca. Alla fine, Ugolino è diventato il capo della famiglia e podestà di Pisa, ma poi fu esiliato ed è tornato al potere a Pisa molti anni dopo. Per tutta la sua carriera politica, Ugolino ha voluto mantenere il suo potere. Per farlo ha cambiato fazioni politiche molte volte e una volta ha ceduto i castelli di Pisa ai suoi rivali a Firenze e Lucca. Nella sua vita avanzata, Ugolino ha solidificato il suo potere con il matrimonio di sua sorella con Giovanni Visconti, che apparteneva a una famiglia guelfa. Alla fine, Ugolino fu costretto a dividere il potere con suo nipote, Nino Visconti. Ugolino ha complottato con l'arcivescovo Ghibellino, Ruggieri degli Ubaldini, per esiliare Nino. Quando questo fu fatto, l'arcivescovo Ruggieri ha tradito Ugolino, facendolo arrestare per tradimento. Ha ricordato ai pisani che Ugolino aveva ceduto i loro castelli. Ugolino, due dei suoi figli e due dei suoi nipoti furono incarcerati. La porta fu chiusa e la chiave fu lanciata nel fiume Arno. Ugolino ha visto i suoi figli e i suoi nipoti morire di fame e poi alla fine è morto anche lui. I studiosi hanno prospettive diverse riguardo al significato della punizione data da Dante a Ugolino. Una interpretazione è che Dante ha messo Ugolino nel cerchio più profondo dell'inferno, riservato alle persone che hanno tradito qualcuno che amavano. Perché ha considerato il tradimento di Ugolino per potere politico verso suo nipote Nino un peccato molto grave. Genericamente, Satana è ritratto con le immagini delle fiamme, del calore e del fuoco. Però, quando Dante e la sua guida, il poeta Virgilio, finalmente trovano Satana nell'inferno, sono di fronte a una scena sorprendente. Dopo il loro viaggio per i cerchi concentrici dell'inferno, e arrivano al nono e ultimo cerchio nel centro della terra, la casa eterna dei peccatori più gravi, Dante e Virgilio non incontrano un fuoco, ma un lago congelato che si chiama Cocito. Al centro, Satana è come una bestia enorme, congelato in mezzo al ghiaccio e circondato dai peccatori contorti. Satana ha tre facce e ognuna divora un traditore infame e ha ali enormi che sembrano le ali del pipistrello che battono continuamente. Di conseguenza, il vento congela il lago, imprigionando Satana per sempre. Virgilio e Dante si arrampicano su Satana e scendendo dalle sue gambe scappano dall'altra parte della terra il giorno di Pasqua e da qui continuano il loro viaggio al purgatorio.
La immagine di Satana nel ghiaccio è ricco di simbolismo biblico e politico. Rappresenta i temi del tradimento, la autopunizione e la dicotomia tra il bene e il male, Dio e Satana. Satana divora eternamente Giuda Iscariota, che ha tradito Gesù, e anche Bruto e Cassio, che hanno tradito Cesare, come se Satana ha tradito Dio. Similmente, Satana, che era l'angelo migliore di Dio, ha tradito Dio ed è stato spinto nell'inferno creando i 9 cerchi nella caduta. Alla fine, Satana rimane prigioniero della sua stessa azione perché le sue ali creano un vento freddo che lo congela facendo eco al proprio peccato, che è quello di aver scelto di allontanarsi da Dio. Cerbero è un demone e la guardia dell'Averno nella commedia. Cerbero è un cane con 3 teste e coda di serpente. Lui è il figlio di Tefeo e di Chidna. Nonostante la sua forma di cane, Cerbero ha anche attributi umani come barbe, mani e face. The RPA di Dante, Abigino Settimo, Cerchio del Inferno. Erano descritte come meta umane e meta uccelli, con facce grottesche e unghie lunga. Avevano un terribile urlo. La guida Virgilio lo porta in un bosco, dove Dante sente gli urli terribili. Gli urli vengono dai tronchi degli alberi che contengono i corpi tormentati di esseri umani che si sono suicidati. Le arpie vivono sui rami di questi alberi e mangiano le loro foglie. Ogni volta che un'arpia strappa una foglia da un albero, i suoi ciaditi urlano in estrema agonia. Loro non moriranno mai e la loro dolore non cessa mai. Il suicidio era un peccato grave della dottrina della Chiesa e garantiva un condanna all'inferno. Le arpie. E con la presentazione registrata di Pamela si conclude la presentazione del livello A1. Grazie a Nicola per preparare i suoi studenti. Continuiamo adesso con la presentazione del livello A2, che abbiamo livello A2, questo è il progetto di classe di Francesca Giampartolomei, insegnante, le guide di Dante nella Divina Commedia. Salve, salve a tutti. Questa sera la mia presentazione parla di Virgilio, una delle guide di Dante nella Divina Commedia. Avanti. Beatrice ha chiesto a Virgilio di guidare Dante attraverso l'inferno e il purgatorio. Avanti. Qui è il passaggio dell'inferno, canto primo, dove Dante comincia a seguire Virgilio.
E io a lui, poeta, io ti riccheggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fuga questa male e peggio. Che tu mi meni, la dovor dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro, e color, cui tu fai, cotanto mesti. Allor si mosse, e io li tenni dietro. Avanti. Virgilio è stato scelto per guidare Dante all'inferno e nel purgatorio per essere una guida fisica durante il suo viaggio per i 9 cerchi dell'inferno e le 7 cornici del purgatorio. Virgilio conosceva bene l'inferno e il purgatorio. Virgilio è simbolo della ragione umana e della saggezza classica. Il ruolo di Virgilio come maestro poeta collega l'età d'oro della poesia romana della Divina Commedia. Questo fa di Dante il successore di Virgilio. Virgilio come insegnante ha spiegato la struttura e lo scopo dell'inferno. Virgilio viene lasciato indietro nel purgatorio. Dante emerge dall'ombra di Virgilio e lo supera fisicamente. Il viaggio di Dante va oltre l'influenza del suo predecessore poetico. Avanti. Virgilio è nato vicino a Mantova in Lombardia nel 70 avanti Cristo. È morto a Brindisi nel 19 avanti Cristo, dopo di ritorno da un viaggio in Grecia. È stato sepolito a Napoli. A Napoli lui aveva un'importante villa appartenuta prima a Cicerone. Ha studiato a Cremona, Milano, Roma e Napoli. Ha scritto molte opere, tra cui la Bucoliche, le Georgiche e le Eneide. Virgilio è stato il più grande poeta dell'età romana. Era un grande poeta d'amore. Avanti. Nel canto 30° del Purgatorio, Dante scopre che Virgilio è scomparso, ma Dante non è stato abbandonato. Virgilio non può accompagnarlo in Paradiso. Beatrice adesso è la sua guida. Avanti. Virgilio lascia Dante al Purgatorio nel canto 30°. Volsimi alla sinistra, col respiro col quale il fantolin corre alla mamma. Quando ha paura o quando egli è afflitto per dicere a Virgilio, men che drama di sangue me ramasso che non tremi. Conosco i segni di l'antica fiamma, ma Virgilio non vea lasciati scemi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Questa breve presentazione riguarda Beatrice. Avanti. Beatrice è la guida di Dante nel paradiso della Divina Commedia. Avanti. Virgilio è un pagano e non può entrare in paradiso. Beatrice appare nel poema per la prima volta nel secondo canto dell'Inferno, quando scende nel limbo e prega Virgilio di soccorrere Dante. Beatrice ricompare poi nel 30° canto del Purgatorio. Avanti. Qui è il passaggio del Purgatorio in cui Beatrice appare a Dante. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'oliva. Donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Avanti. Beatrice è in realtà Bice, figlia di Folco Portinare, è nata a Firenze nel 1265. A 19 anni ha sposato Simone di Bardi. È morto a 24 anni nel 1290. Avanti. Dante racconta di avere conosciuto Beatrice per la prima volta quando tutti e due avevano 9 anni e di averla rivista quando ne avevano 19. Beatrice è presente in molte altre poesie composte da Dante. In questo quadro Dante incontra Beatrice al Ponte Santa Trinità a Firenze. È un dipinto a olio su tela del pittore Henry Holliday. Avanti. Beatrice è il simbolo dell'amore e della conoscenza religiosa. È la candidata ideale per condurre un pellegrino in paradiso. Quando Beatrice incontra Dante, lo fa vergognare per aver pianto dopo la scomparsa di Virgilio, per averla dimenticata dopo la sua morte. Per questo comportamento di debolezza, lei è dovuta intervenire per salvare l'anima di Dante. Beatrice è la guida spirituale di Dante e fonte di saggezza. Avanti. Quando Beatrice e Dante arrivano all'Empirio, una sfera che circonda gli otto cieli sottostanti, lei lascia Dante. San Bernardo guida Dante per l'ultima parte del suo viaggio e Beatrice rimane nell'Empirio. Grazie a tutti. Complimenti, adesso presentazione sempre a livello A2, questa volta insegnante Damiano Pinton, e abbiamo due personaggi della Divina Commedia, Bonifacio VIII e Piccarda Zanatti. Una presentazione sarà registrata. Avanti. Era grido. Sei giù già custodito? Sei tu già custodito, Bonifazio? Di parecchi anni mi menti l'ho scritto. Inferno, canto 19. Avanti. Chi era Papa Bonifazio VIII e perché è un personaggio davvero essenziale nell'inferno di Dante Alighieri? Bonifazio è menzionato 5 volte nell'inferno, ma il tempo in cui Dante ha scritto la Divina Commedia, Bonifacio era vivo, quindi non poteva ancora essere all'inferno. Bonifacio è nato attorno al 1230 a sud Roma, a Renani, e diventato Papa Bonifacio nel 1294, dopo aver fatto pressione su Papa Celestino V perché abbandonasse il papato. Nel 1300 a Firenze, Dante era un membro dei Guelfi Bianchi, una fazione rivale al papà, che era sostenuto dai Guelfi Neri. Avanti. Nel 1302 i Guelfi Neri, con l'aiuto di Papa Bonifacio, hanno fatto un colpo di Stato e hanno completamente sconfitto i Guelfi Bianchi. A Dante e a tutti i Guelfi Bianchi sono state sequestrate tutte le proprietà e Bonifacio ha esiliato per sempre. Avanti. Era in esilio
che Dante ha scritto la Commedia. Chi lo sa? Forse la Commedia non ci sarebbe stata se Papa Bonifacio non avesse mandato Dante in esilio. Nella Commedia, Dante ha l'ultima parola riguardo Bonifacio. Nell'inferno, quando Dante è sceso alla malavoglia dell'ottavo cerchio, incontra Papa Niccolò III, un notorio seminarico, che crede che Dante sia Bonifacio venuto a sostituirlo nella malavoglia. Anche se Bonifacio era vivo, Dante gli ha riservato un posto nell'inferno. Grazie. Mondo, Vergine sorella, e se la mente tua ben se riguarda, non mi ti celera il esser più bello, ma riconoscerasti i son piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata sono in la sfera più tata. Riccardo Donati è una dama della città di Firenze. Lei è diventata una suora contrariamente alla preferenza della sua famiglia. Dante la incontra in paradiso. Riccardo Donati si trova in paradiso nel cielo della luna, il cielo più basso, perché non ha potuto mantenere fede al suo voto e alla sua vocazione. Riccardo Donati. Da Riccardo Donati, Dante impara che le anime in paradiso appaiono più belle di quanto erano in terra. Riccardo Donati desidera unicamente la sua posizione, perché volere essere in un posto più alto e più vicino a Dio sarebbe contrario al volere di Dio. Da Riccardo Donati. Bene, complimenti agli studenti del livello 2. E adesso passiamo alle presentazioni del livello B1. Iniziamo con la presentazione di Alessandra, l'insegnante Paola Alberti, livello 1. Il momento di viaggiare in Italia, quindi questa volta abbiamo viaggio in Italia sui luoghi del sommo poeta. Va bene, avanti, grazie. Viaggio in Italia sui luoghi del sommo poeta. Con la mia classe di italiano, livello B1, a volte facciamo dei viaggi virtuali in Italia. E noi studenti presentiamo in italiano le informazioni trovate su una determinata località. Questa attività è molto interessante ed è per questo che questa sera ho pensato di portarvi in Italia in alcuni dei luoghi del sommo poeta. Buon viaggio! La prima tappa è Firenze, la città natale del poeta. Godi, Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Così parla Dante della sua città nel canto 26esimo dell'Inferno. Nel capoluogo toscano, il poeta vi sei dalla nascita, nel 1265, fino all'esilio. Nel 1302. Il sentimento che lo legò a Firenze durante tutta la vita e che si ritrova spesso anche all'interno della Divina Commedia fu sempre un misto di odio e amore proprio a causa dell'esilio che gli fu imposto. Avanti.
Tra i luoghi imperdibili per un itinerario dantesco nella città toscana ci sono il Battistero di San Giovanni, dove Dante fu battezzato e grazie ai cui museici probabilmente trasse ispirazione per il suo inferno. Il quartiere dantesco, cioè il luogo della città dove si trovano il Museo Casa di Dante e la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, luogo dove si dice che Dante incontrò per la prima volta Beatrice. Il Palazzo Vecchio, dove potrai ammirare la celebre maschera funebre del poeta. La piazza e la Basilica di Santa Croce, dove troverai una grande statua di Dante ad attenderti e all'interno del complesso il suo cenotafio. La piazza e la Basilica di Santa Croce, dove troverai una... Oh, no. Avanti, scusa. Ravenna, dalla città in cui nacque a quella in cui la sua vita si spense. Ravenna è il luogo in cui il poeta trascorse i suoi ultimi anni e quello dove terminò di scrivere Il Paradiso. Arrivò qui nel 1318 dopo un lungo peregrinare e trovò ospitalità presso la corte di Guido Novella da Polenta. In città alcune delle tappe da non perdere per un itinerario dantesco sono la tomba di Dante, il luogo in cui riposano le spoglie mortali del poeta che non è mai rientrato in patria, la Basilica di San Francesco, la chiesa dove si svolsero i funerali di Dante, il Museo Dante, un interessante percorso tra la vita e le opere del sommo poeta, la Pigneta di Classe, citata anche nel 28° canto del Purgatorio e dove oggi potrai ripercorrere i passi del poeta attraverso un bel percorso ad anello intitolato Le Querce di Dante. Avanti. Roma. I luoghi danteschi da visitare a Roma sono numerosi e sono spesso ricordati anche nei versi della Divina Commedia. Vediamone alcuni. Il Ponte Sant'Angelo, ponte romano per l'eccellenza per Dante e per i suoi contemporanei. Il poeta nel 18° canto dell'Inferno paragona la folla sul ponte per il Giubileo del 1300. Alle file dei peccatori. Come i Roman per l'esercito molto, l'anno del Giubileo su per lo ponte, hanno a passare la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte, verso la castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra vanno verso il monte. Avanti. I Musei Vaticani. Nel canto 31° dell'Inferno, Dante fa riferimento al Pinone, la scultura bronzea che oggi è possibile ammirare in uno dei cortili dei musei. Il Casino Massimo Lancelotti, una villa seicentesca acquistata all'inizio del 800 da Carlo Massimo, che le donò l'aspetto visibile ancora oggi. Al suo interno c'è una sala interamente dedicata a Dante, in cui sulla parete e sulla volta sono dipinte le scene dell'Inferno, del Paradiso e del Purgatorio della Commedia. Grazie Alessandra, complimenti per questa presentazione e per averci condotto in Italia in questo viaggio. Adesso concludiamo con una lettura, visto che è arrivato il momento di leggere Dante, un'altra presentazione, questa del livello B1, con l'insegnante Paola Alberti,
Abbiamo una lettura dal canto secondo Inferno, versi 1-54. Luis Rivella. Ciao a tutti. Cominciamo. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro e io solo uno, ma parecchiava sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vedi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto posto tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando l'alto effetto che uscir dovea di lui, e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo di intelletto che fu dell'alma Roma e di suo impero, nell'impireo ciel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilità per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale amanto. Andovi poi lo vaste lezione per recarne conforto a quella fede che principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri crede. Perché, se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me, chi non ragiono. E quale quei che disvuol ciò che vuole e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tole. Tal mi fec'io in quella oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto costa. Se ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da vital de offesa, la qual molte fiate l'uomo ingiombra, sì che d'onrata impresa lo rivole, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, diroti perch'io veni e quel ch'io intessi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Curiosità. L'espressione io era tra color che sono sospesi, utilizzata da Dante nel verso 52 del secondo canto dell'Inferno, è divenuta talmente celebre da entrare nel linguaggio comune. Se però, nella commedia, essa indica gli spiriti del limbo a cui non sono state inflitte pene, ma possono neanche godere della felicità divina. Oggi ha assunto piuttosto il significato dello stare in una situazione di incertezza. Finito. Grazie. Bene, unitevi a me a congratulare i nostri studenti. Complimenti vivissimi, siete stati bravissimi. Sicuramente niente incertezze per quanto riguarda la vostra bravura e preparazione. I nostri 13 studenti e gli insegnanti, Nicla, Francesca, Damiano, Paola, che vi hanno così bene allenati per questa nostra presentazione. Adesso possiamo anche, volendo intervenire, a parte per, se volete anche congratularvi anche voi con gli studenti, noi siamo molto davvero orgogliosi di questi nostri studenti. Questa serata vuole essere anche un modo per celebrare
il nostro programma di lingua è la dedizione di tanti che si accingono proprio allo studio della lingua italiana da zero e poi nel corso degli anni avanzano fino ad arrivare poi ad essere capaci di. Giuseppe, for those of us that are language impaired, could you translate briefly your closing remarks? Yes, but mostly I'm congratulating with our 13 students who presented this evening and the coaching of our instructor. So this is the time where I'm congratulating them. And also I'm saying that this is a time also where we want to celebrate not only Dante on the Dante D, but also our students, our language program. Because as we know, you know, learning a language is not 1, 2, 3, as we usually say. Now there are commercials say, oh, learn a language like that, it's so easy. No. Learning a language takes time. This is the remarks that I was giving in Italian was mostly a congratulation at this point. Yes. Thank you. And it's just as one who maybe understood not quite everything that was read tonight, I'm so thrilled at the scope of age range and experience level that was evident tonight. It's just proof that this language program under Giuseppe's wonderful direction is thriving. And I'm just so grateful to all of you that took the plunge and did this tonight. This is such a special presentation each year. We just absolutely love it. And I got more out of it this year than last year. Maybe some of you feel that way too.